Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro del tavolo di attivisti regionali del Movimento 5 Stelle. È un incontro che abbiamo organizzato insieme ad un altro tavolo, tavolo politiche sociali di Roma, di cui abbiamo appunto il referente Nicola Ferrigni, che è sociologo e docente universitario di sociologia generale e politica ed è stato per qualche mese assessore alle politiche sociali del tredicesimo municipio. Innanzitutto volevamo spiegare anche a chi magari non ci conosce in cosa consiste il lavoro di un tavolo di attivisti. Ovviamente noi siamo tutti volontari, siamo iscritti al Movimento 5 Stelle e ci attiviamo su specifiche materie di nostro interesse, in questo caso la sanità, e in questo senso quindi i tavoli rappresentano anche un po' una scuola di politica, no? Perché ci confrontiamo sui problemi con i portavoce, appunto con chi ci rappresenta, in questo caso in Consiglio regionale. E quindi è un'occasione anche di formazione e proprio in virtù di questa opportunità che abbiamo ci siamo da qualche mese incamminati appunto su un percorso di studio, di confronto sulle tematiche della nostra sanità regionale ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questo incontro. Ovviamente facciamo anche da coordinamento per gli attivisti appunto che vogliono partecipare sul territorio, che vogliono avere la possibilità di confrontarsi su queste tematiche appunto con i portavoce e con gli altri attivisti e ovviamente facciamo riunioni periodiche e incontri, questo è il secondo incontro che facciamo quest'anno, incontri formativi di accoglienza, quello del 4 febbraio è stato soprattutto formativo e di accoglienza, questo di oggi invece ha una funzione propositiva, nel senso che negli ultimi mesi abbiamo messo a fuoco dei punti che per noi centrali del sistema sanitario regionale, sui quali abbiamo elaborato delle nostre proposte che oggi appunto vi presenteremo. I cinque punti. I lavori saranno introdotti da Carlo Pizzoni, neurochirurgo di Viterbo, che farà appunto un'introduzione di tutta della tematica della sanità e anche in relazione con dei confronti con altri paesi europei e anche con un'analisi degli squilibri regionali in Italia. Poi le altre relazioni saranno incentrate, la prima di Pierluigi Impedovo sul bilancio e gli strumenti di controllo e programmazione che esistono, no? Che sono previsti dalla normativa nazionale, quindi anche dal sistema sanitario regionale. Poi ci sarà il mio intervento che invece sarà focalizzato sulla sanità partecipata, cioè sugli strumenti che attualmente possono essere utilizzati sia dagli enti locali sia dai cittadini per entrare nel merito, per partecipare attivamente nella gestione della sanità. Terza relazione Riccardo Sonnino che farà un'analisi che ha fatto un'analisi centrata sull'ASL di Viterbo in quanto territorio più facilmente studiabile, no? Anche più semplice rispetto ai territori di Roma e quindi ci parlerà di come si potrebbe uscire dalla stagione degli accorpamenti e come riorganizzare i servizi su base territoriale. Faremo poi un intervallo e gli ultimi due punti saranno il primo sull'integrazione sociosanitaria che tratterà Giuseppe Sartiano, fondamentale in alcuni campi del sistema sanitario, del sistema pubblico sanitario, quindi ci dirà in quali specifici aspetti è fondamentale l'integrazione. Andrea Balbi a seguire, come delegato del sindaco, ci spiegherà le funzioni delle conferenze locali proprio in materia di coordinamento sociosanitario e poi l'ultima relazione sarà in merito al punto della salute mentale e Andrea Balbi sempre presenterà
il risultato dell'elaborazione del tavolo su questo tema è importantissimo. Passo la parola a Nicola Ferrigni, giusto per dargli la possibilità anche di presentare il tavolo politiche sociali, eccetera.